domanda. La Bossi-Fini cosa è cambiato da allora ad oggi? La tipologia del migrante, quando fu fatta la legge che porta anche il mio nome, il 92% dati del Ministero degli Interni di coloro che arrivavano in Italia lo facevano nella speranza di trovare un lavoro. Oggi quasi il 40% di coloro che arrivano in Italia lo fanno perché scappano da guerre, tragedie. Allora, Bossi-Fini, il numero dei richiedenti asilo era di gran lunga inferiore rispetto ai cosiddetti migranti economici, oggi si è rovesciato il rapporto. A Malta sembra che la situazione si sia un po' complicata, la distribuzione dei migranti, lei che ne pensa? Non mi meraviglia, perché va sempre ricordato che l'Unione Europea, dopo il fallimento del tentativo di redigere una Costituzione europea, per la precisione dopo la doppia bocciatura popolare, il referendum francese e olandese, da allora l'Unione Europea funziona o non funziona attraverso le riunioni dei capi di Stato e di Governo, cioè sono i governi nazionali che fanno il 90% della politica europea. Questo significa che ci sono posizioni degli Stati nazionali, come nel caso dell'accettazione o meno sul territorio della rispettiva sovranità di quote di migranti, che rendono molto molto difficile la soluzione del problema. E anche la ragione per la quale proprio ieri è stato detto autorevolmente da Juncker: continuando così finiamo nel 2150. Fuga di cervelli, che nasce come problema siciliano, comunque del sud. Come la vede? Direi che oggi è un problema nazionale, non è più un problema solo siciliano meridionale. È un po' un paradosso, perché si potrebbe dire che l'Italia importa braccia ed esporta cervelli. È indispensabile mettere in campo delle politiche che inducano questi cervelli che sono andati all'estero a rientrare in patria. Si tratta di politiche fiscali, ma si tratta soprattutto di maggiori investimenti sull'alta tecnologia, sulla ricerca, lo sviluppo, perché coloro che se ne vanno sono in buona parte ricercatori oppure imprenditori che delocalizzano.